tutto. In questo video mostro come realizzare parte di un costume per burlesque, perché sto frequentando un corso e quindi abbiamo dovuto scegliere un personaggio e fare il costume. Io ho deciso di interpretare un video di Christina Aguilera dove è vestita da marinaio e quindi ho fatto questa gonnellina con i colori bianco e blu e poi ho abbinato una gaipier che ho pagato poco perché l'ho presa, diciamo, nei negozi dei cinesi, perché comunque sia i costumi di burlesque, quelli seri, costano tantissimo, giustamente. Però essendo una cosa, diciamo, isolata, non è che lo faccio per mestiere o comunque è un'esperienza che volevo fare, ho deciso di fare una cosa carina, però ovviamente rientrando in un certo budget. Quindi è possibile fare un costume carino da burlesque spendendo meno di 50 euro, perché la parte sopra l'ho pagata 12 euro e la stoffa, sia tra il tulle e questa qui, mi è venuta, sì, più o meno poco più di 10 euro, e le altre cose ce le avevo. Quindi spero che questo video possa essere utile per quanto riguarda la realizzazione della gonna, che è comunque una gonna, cioè un modello non usato esclusivamente per fare cose di costumi di spettacolo, e può essere usato anche come costume di carnevale comunque. Ma se io tolgo il tulle e metto magari altre strisce di nastro, o insomma la modifico un pochino, può essere utilizzata, diciamo, anche così come un capo di abbigliamento per tutti i giorni. Quindi vi lascio al video e alla fine non stoppate subito il video se vi interessa, così vi faccio vedere come sta indosso. Quindi buona visione e a presto. Allora, partiamo dal cartamodello e dallo schema della gonna dritta. Il cartamodello della gonna dritta lo trovate nella playlist Scuola di cucito, una delle prime lezioni. Ho fatto le riprese del davanti e del dietro a metà. Ho preso da questa misura a questa misura la metà e ho fatto le riprese. Che cosa faccio adesso? Prolungo la linea centrale della ripresa. Così. La gonna, questo è metà davanti e questo è metà dietro, la divido in quattro parti, nel senso che questo sarà un pannello, questo sarà il 2, questo sarà il 3 e questo il 4. Centro davanti. Primo pannello, l'altra parte del pannello, il secondo, fianco. Che cosa devo fare adesso? Devo creare una svasatura. La decido e la faccio su questa riga, che è il prolungamento del centro della ripresa. La posso fare di quanto voglio, facciamo, non so, 8 centimetri da una parte e 8 dall'altra. Dato che il primo pannello comprende questa riga che è il centro davanti, un pezzo della vita, la ripresa, e poi sarebbe questo, invece no, io da qui prendo la riga
e unisco il punto della svasatura che ho fatto sull'orlo con la fine della ripresa. Quindi, che cosa succederà? Che il primo pannello comprenderà centro davanti, vita, questo lato della ripresa, la svasatura e l'orlo. Questo sarà tutto il pezzo numero uno. E coloriamo con un colore. Quindi il pannello numero uno sarà questo. Il pannello numero 2 dobbiamo dare anche qui la svasatura, quindi facciamo una linea, tiriamo una linea tra la fine della ripresa e l'altro punto qui della svasatura. Vi ricordate, qui al centro abbiamo fatto 8 centimetri da una parte e 8 dall'altra, ma questo è personale, nel senso a seconda di quanta svasatura vi serve. Quindi facciamo la stessa cosa e il pannello numero 2 quale sarà? Sarà l'altro pezzo della vita, il fianco, l'orlo, qui è, si sovrappone, diciamo, lo stesso, la stessa riga. E questo pezzo qua e l'altra parte della ripresa, perché in fase di cucitura questo pezzo, questa riga qui con questa riga qui andranno cucite, quindi automaticamente la ripresa si assorbe in questa cucitura. E cucendo questa con questo creerà un effetto di pieghe, ma che non è arricciatura e che non è proprio pieghe, perché poi nella realtà la vita, diciamo, viene, come posso dire, dà un effetto di gonna a ruota senza essere una gonna a ruota, ma che ha delle cuciture, perché per fare questo effetto con i pannelli, perché è proprio dal taglio del pannello che si ha la svasatura, diciamo, e l'effetto ondulato. Stessa cosa per l'altra parte. Anche qui faccio i segni qui della svasatura e dalla ripresa da un lato e dall'altro segno i vari pannelli. Diciamo che praticamente questa riga qui, questa qui, diventa per il pannello numero 3 questa e questa riga qui per il pannello numero 4 questa. Allora, il pannello numero 3 abbiamo il fianco, anche qui il fianco, qua doppio colore perché per far capire meglio. Poi il pezzo della vita, la ripresa, quindi anziché questo riprendiamo la svasatura, l'orlo e questo è il pezzo numero 3. Il pezzo numero 4 è l'altro pezzo della vita,
il centro dietro, la ripresa anziché questo, la svasatura e il pezzo dell'orlo. Allora, adesso che abbiamo capito il senso della svasatura, se la vogliamo fare ancora più svasata, diciamo, e creare ancora più ampiezza per le pieghe, diciamo, per l'ondulazione che viene, possiamo qui nel fianco, qui, questo è il fianco del davanti, questo del dietro, fare un'ulteriore svasatura. Facciamo, non lo so, 6 centimetri. Ok, qui dal centro del fianco. E come abbiamo fatto prima, dal fianco del davanti, qui all'altezza del bacino, tiriamo una linea e la coloriamo. Questo era il pezzo rosa. E dall'altra parte del dietro la stessa cosa. Quindi la linea che era qui del fianco diventa questa qui della svasatura. Perciò il primo pannello non cambia nulla, il secondo ha praticamente il pezzo della vita, la ripresa, il fianco, questa linea qui della svasatura, l'orlo e invece del fianco qui dritto la svasatura dall'altra parte. Allora, ho disegnato questa linea perpendicolare al centro davanti, qui, e la stessa cosa farò qui. I pezzi 2 e 3. Anche per il pezzo numero 1, qua è un po' più facile, la traccio qui. Perché queste linee verticali? Perché nel momento di ritagliare i pezzi, poi vi dirò come ampliare ancora di più la svasatura. Quindi abbiamo detto: il primo pezzo è questo qui, il secondo è questo, il terzo è questo qui giallo e il quarto è questo qui rosso. Adesso andiamo a vedere come si riprende il modello con appunto la carta da modello. Allora, abbiamo detto il primo pannello, il centro davanti, la vita, la ripresa, la svasatura e l'orlo e anche la linea dritta qui. E questo è il pezzo numero 1. Il pezzo numero 2, poi logicamente io lo sto facendo vedere così, quando voi qui segnate anche il punto della ripresa per avere dei punti di riferimento per essere, diciamo, ancora più precisi quando si vanno a fare le cuciture. Logicamente, quando vedete il foglio da carta da modello, lo rigirate in maniera da non sprecare carta. Il pezzo numero 2, allora, anche qui pezzo della vita, l'altra parte della ripresa, la svasatura, il fianco, quindi invece di andare dritto vado da questa parte l'altro pezzo di svasatura e l'orlo.
la linea perpendicolare. Forse qui si vede meglio. Quindi si presentano in questa maniera. Adesso li ritaglio e vi faccio vedere come ulteriormente si può svasare la gonna. Ecco, questo è il pannello numero 1 e questo è il 2. Allora, nella riga che abbiamo fatto prima, la tagliamo fino alla vita. Poi logicamente qui vi scrivete centro davanti, fianco, vita, così per stare, diciamo, per non far confusione con i pezzi. Facciamo conto che questa sia una stoffa doppia, perché non voglio la cucitura qui sul centro davanti. Con questo taglio io mi posso spostare il mio modello della larghezza che voglio. E quindi aumentare ancora di più la svasatura. Perciò poi sulla stoffa io andrò a ridisegnare qui con una linea curva l'orlo, la parte qui del pannello, questo è il pezzettino della ripresa e la vita. Anche qui darò un garbo con una linea non squadrata ma leggermente tonda, curveggiante. Idem per l'altro pannello, questo è il numero 2, qua c'è l'altro pezzo della ripresa, qui ci sta il fianco. Anche qui scrivetevi tutto, fianco, vita, davanti, dietro. Anche qui metto sempre vari in dritto filo, non è che la posso mettere così. E allargo anche qui, diciamo se qui ho fatto, non so, 15 centimetri, lo faccio anche per gli altri pannelli. E lo stesso vale lo stesso discorso. Ridisegno sotto qui la curva, il fianco, la svasatura e da quest'altra parte la ripresa, l'altro pezzo di svasatura, diciamo l'altra linea. Praticamente quando si andranno a cucire, si cucirà, facciamo conto che qui c'è la stoffa, questa linea con questa linea, cioè il primo pezzo con il secondo si cucirà questa linea qui con questa linea qui. Come vi ho detto prima, mentre invece quando si andranno a cucire i fianchi si cucirà questa e non più questa, quindi questa con questa qui, in modo da avere ancora, diciamo, morbidezza e ampiezza come se fosse appunto l'effetto di una gonna vuota. Ho ritagliato il pannello, ho messo qui perché sennò sul bianco non si vede. E che cosa facciamo? Tagliamo questa linea che abbiamo disegnato quasi fino alla fine, al punto della vita. Nel momento in cui poi andremo a poggiarle sulla stoffa, facciamo finta che qua c'è la stoffa. Magari piegata a metà qui, perché il davanti l'ho fatto senza cucitura davanti, se no lo possiamo fare anche con la cucitura. Questo è, diciamo, a seconda del modello che vogliamo fare, non è una regola. Quindi facciamo conto che quasi ci sia la stoffa doppia, lo poggiamo, io do un'ulteriore svasatura in questo modo. Di quanti centimetri voglio, di quanta stoffa ho a disposizione, di quanta
Ampiezza voglio che abbia la gonna, di quante pieghe, diciamo, di quanta, non pieghe, di quanta ondulazione voglio che abbia la gonna. Quindi decido un numero di centimetri, appunto con gli spilli, e il mio nuovo pannello sarà qui sotto, il nuovo orlo, qui. La vita e qua il pezzo, diciamo, del primo pannello. Idem con gli altri pezzi. Si ritaglia e si dà la svasatura. Ovviamente si cerca, diciamo, di fare la svasatura tutti uguali, nel senso che se qui mi sono allargata di 15 centimetri, lo faccio anche con gli altri pezzi. E adesso seguiranno dei cenni di messa su stoffa e di confezione che ho ripreso mentre appunto realizzavo la gonna. Ovviamente le riprese spero, insomma, che si veda bene perché non avendo un tavolo grandissimo, non avendo telecamere che si appendono sul soffitto, insomma, quelle inquadrature belle che fanno tanti video. Anzi, se avete suggerimenti per come riprendere meglio, per come fare meglio le riprese, io sono qui pronta ad accogliere qualsiasi tipo di suggerimento perché comunque, nonostante sono tanti anni che faccio video, purtroppo non sono espertissima di riprese. Cerco di spiegare al meglio quello che so e spero che vi arrivi. Quindi, adesso seguirà la messa su stoffa, vi rispiegherò questo in grande. Abbiate pazienza perché la carta da modello è questa e la stoffa è bianca, però comunque si dovrebbe vedere. Ho usato un gesso arancione in modo che si vedano comunque i segni. Quindi ora vi lascio alla realizzazione della gonna vera e propria. Prima devo dire una cosa per rispondere a una ragazza che mi ha chiesto come si attacca l'elastico in vita sulla gonna a ruota. Allora, non so se lei voleva attaccare l'elastico o il cinturino. Allora, se vuoi attaccare l'elastico, nel video dove mi hai commentato, guardalo bene perché do dei cenni di come si attacca, anche se in piccolo, diciamo, però di come si attacca l'elastico alla gonna a ruota non avendo cuciture ai lati. Se devi attaccare un cinturino non elastico alla gonna a ruota, lì diciamo cambia tutto perché devi fare una cucitura, cioè deve essere aperta la gonna perché altrimenti insomma, non viene bene. Ma insomma, non posso dilungarmi troppo a spiegare tutte le cose perché è un discorso un po' lungo. Per quanto riguarda invece un cinturino normale, in questo video darò dei cenni di confezione per attaccare il cinturino alla gonna, il cinturino di stoffa. Ti consiglio di rivedere bene il video perché lì, se vuoi attaccare un elastico, do dei cenni di spiegazione per come attaccare un elastico a una gonna a ruota che quindi non ha aperture, che è tutta intera. Poi, se ho capito male, la domanda era diversa, riscrivimi e vedrò insomma di risponderti. Quindi, adesso è chiusa parentesi e vi lascio al resto del video.